Friedrich nacque durante il Romanticismo, il movimento letterario e artistico che si sviluppa tra il secondo Settecento e l'Ottocento, caratterizzato da scelte antitetiche e soluzioni stilistiche contrapposte. L'arte romantica è suddivisa in due anime. Una la troviamo nella pittura di paesaggio che si sviluppa in Inghilterra e in Germania. Una invece risiede nella tradizione figurativa dell'Italia e della Francia. Infatti, proprio in Inghilterra e in Germania, si affermò la poetica del sublime, uno spettacolo naturale che affascina e turba, dove la natura rivela la sua forza e dimostra la piccolezza dell'uomo. È una contrapposizione tra terrore e piacere, che scaturisce dopo la visione di una natura terribile e passionale. Caspar David Friedrich nacque il 5 settembre del 1774 a Greifswald, in Germania. Friedrich fu introdotto all'esercizio della pittura nel 1790 sotto la guida dell'artista Johann Gottfried Kistor all'Università di Greifswald. In questo periodo intraprese anche lo studio della letteratura e dell'estetica. Quattro anni dopo, Friedrich iniziò gli studi alla prestigiosa Accademia d'Arte di Copenaghen, la più importante dell'Europa settentrionale, dove esercitava le proprie doti pittoriche attraverso la coppia di statue antiche. Nel 1798 si stabilì permanentemente a Dresda. Durante questo periodo si cimentò nelle incisioni con le acqueforti e negli intarsi, finché non morì il 7 maggio 1840 a 66 anni. Caspar David Friedrich creò un'alternativa alla pittura tradizionale, introducendo una novità, un nuovo linguaggio di evocazione, piuttosto che di imitazione carico di simbologia e sentimento, concentrandosi soprattutto sulla resa della luce ambientale. Nelle sue opere giovanili produsse molte incisioni con la tecnica dell'acquaforte. Il suo stile maturo è caratterizzato da un suggestivo senso di mobilità e isolamento, tentativo di sostituire la tradizionale simbologia della pittura religiosa con una tratta della natura. Realizzava alcuni studi di en plein air, ma non dipingeva all'aperto. Affermava infatti che il pittore deve dipingere ciò che vede dentro di sé e non solo ciò che ha davanti. La maggior parte dei suoi capolavori presentano simmetrie e contrasti di elementi orizzontali e verticali, foreste, colline, porti, avvolti nella nebbia o tra giochi di nuvoli nel cielo, albe e tramonti. L'artista dice: quando un paesaggio è coperto di nebbia, appare più grande, più sublime e accresce la forza dell'immaginazione ed eccita l'attesa, un po' come una donna velata. L'occhio e la fantasia si sentono più attratti dalla lontananza nebbiosa che a ciò che è vicino e lontano davanti a noi. Il pittore aveva introdotto un motivo compositivo specifico e riconoscibile, detto Rackenfigu. Si tratta di una figura umana, solitaria, vista di spalle, colta mentre contempla il panorama. Considerata la prima delle opere maggiori di Friedrich, la croce in montagna è un'originale pala d'altare commissionata dalla contessa di Thun per la cappella di famiglia Tentschken, Boemia. Caratterizzata da un'ambientazione lontanissima da quella che troviamo nelle crocifissioni tradizionali. Siamo infatti in montagna e la natura è la vera protagonista, con le conifere che disegnano l'orizzonte e i raggi di luce al tramonto. La croce, poi, si trova distante dall'osservatore e non è nemmeno posta frontalmente, configurandosi come riferimento simbolico più che come soggetto pittorico. Sebbene sul momento sia stata piuttosto criticata, è diventata celebre proprio per la sua particolarità, che la rende una vera e propria trasposizione su tela dei ideali romantici e della ricerca di fede. Il viandante sul mare di nebbia si tratta di uno dei quadri più famosi del romanticismo ed è tra le sue opere più note, composta nel 1818. Vediamo raffigurato un uomo girato di spalle appoggiato ad un bastone, che giunto in cima a un monte si ferma davanti a uno strapiombo per contemplare una sconfinata vallata ricoperta da fitta nebbia, dalla quale sbucano vette di montagne. La posizione dell'uomo rispetto alla vastità del paesaggio ci permette di capire quanto sia piccola la dimensione umana a confronto con la natura, facendo dunque nascere un senso di sgomento di fronte all'immensità dell'universo, dato anche dall'uso dei colori con tonalità tali da creare uno stacco con lo sfondo. Sempre questa sua posizione evoca proprio la parte nascosta e inconscia dell'animo umano, suscitando anche un senso di inquietudine e di ricerca di ciò che sta al di là di quei limiti imposti dalla natura.
Ci sono diverse interpretazioni del suddetto quadro. Il viandante potrebbe rappresentare l'uomo che solitario si sofferma sulla natura infinita e contempla lo spettacolo che gli si trova di fronte. Sembra trattenere il respiro, riconoscendo la propria insignificanza davanti all'immensità di un inquietante e misterioso cosmo inaccessibile, che va al di là della comprensione umana. Oppure potrebbe essere una metafora dell'anima che si trova al cospetto di Dio. Il viandante è giunto al termine della sua vita e non può proseguire il suo cammino. Di fronte a lui vede la morte. Dipinto e realizzato a mezza età, dal 1823 al 1824, da Friedrich, rievoca il terribile episodio della perdita del fratello, in seguito alla rottura del ghiaccio sul quale Friedrich stava patinando, senza però rappresentarlo direttamente. L'obiettivo di Friedrich non è tanto quello di raffigurare l'accaduto, bensì di rievocare la malvagità della natura, che permette di ricordare la morte del fratello. Il dipinto fu chiamato anche il naufragio della speranza, perché una nave, la Speranza, ai tempi era naufragata nel mare del Nord. Friedrich non vide mai quella nave, ma divenne uno spunto per poter rappresentare al meglio il ghiaccio che inghiotta ogni cosa e che assume quasi la consistenza di pietra nel primo piano. La nave affonda, ma indirettamente è l'uomo che soccombe. Il naufragio della speranza è quindi simbolico. Vuole esprimere il fatto che l'uomo non potrà mai pretendere di governare la natura. È inoltre caratterizzato da toni freddi, che rendono particolarmente gelida l'intera composizione. Il monaco in riva al mare, di Caspar David Friedrich, è uno dei dipinti più noti dell'artista, conosciuto anche come il monaco sulla spiaggia. Nel dipinto si può cogliere la presenza di tre zone contrastanti, una chiara, in basso, desolata, con la figura di un monaco rivolto verso il mare e riconoscibile dalla lunga tonaca scura che indossa. Una intermedia, cupa, che descrive un mare color verde-azzurro-nerastro, con la superficie increspata da piccole onde. Una superiore, che descrive la vastità del cielo, fosco e nebbioso, e occupa gran parte del quadro. Un monaco solitario è in contemplazione davanti al mare. Unica presenza umana, forse rappresenta l'artista stesso, piccolissimo, al cospetto dello spettacolo della natura stessa. Una sagoma talmente piccola al centro dell'opera, proprio per poter sottolineare quanto l'uomo si senta smarrito nel contemplare l'immenso cosmo. Ed è qui che emerge la concezione leopardiana che il pittore fa trasmettere in questo suo quadro d'arte. Come potrebbe una creatura finita, come l'uomo, poter concepire l'infinito e l'immensità? Con il monaco in riva al mare, Friedrich dipinge proprio questa cruda e amara verità, ovvero che non si potrà mai scoprire cosa si cela dietro al mistero di una vita e di morte. Ingresso del cimitero. È un quadro dipinto intorno al 1825 e conservato al Museo di Dresda. Questo dipinto rappresenta l'ingresso al cimitero Trinitatis di Dresda, in Germania. Troviamo ritratti i due genitori in lacrime che si appoggiano ai pilastri dell'ingresso osservando la tomba aperta di un bambino, situata in un campo di grano. Sullo sfondo possiamo vedere degli alberi che contribuiscono a trasmettere un senso di mistero. Nel dipinto troviamo una prevalenza di colori scuri che rappresentano senza dubbio la morte. Tuttavia è presente una velata luce, che insieme al leggero disegno di una figura angelica tra gli alberi in mezzo ai pilastri, lascia rasserenare l'animo. Il dipinto sarebbe un'opera incompiuta. Friedrich infatti venne colpito da una malattia al cervello che prevarrà. Nell'abbazia del Quercetto, dipinto realizzato nel 1809, Friedrich dipinse una natura incombente sulle piccole figure di monaci in processione. I personaggi, che trasportano le ceneri del confratello, sembrano infatti marginali e di loro non si vede che la sagoma scura. La natura poi è rappresentata da alberi contorti e secchi. Dell'abbazia non rimane che una piccola porzione di parete con una vetrata vuota. Gli alberi spogli circondano il rudere gotico creando un senso di mistero e richiamano le invenzioni letterarie dell'epoca. Rispetto ad altri dipinti di Friedrich, l'abbazia del Quercetto assume un aspetto misterioso e inquietante.
Dal dipinto, infatti, emerge un senso di morte e desolazione per via delle croci inclinate verso il suolo e delle lapidi abbandonate. Nella storia, il significato del quadro ispirò molte differenti interpretazioni, ma ancora oggi custodisce il suo segreto e suscita nello spettatore un gran senso di mistero. Il dipinto di Caspar David Friedrich, Sea Shore in Moonlight, è un classico dipinto romantico. Il pittore ha creato un'impressionante atmosfera in marrone, blu e verde che affascina lo spettatore. La composizione è ben studiata. La luna illumina esattamente la superficie dell'acqua tra le due navi vicine alla terra. La luce conduce la vista tra loro attraverso un cancello e lontano verso il mare. Poiché la vista per prima cosa percepisce questa parte, lo spettatore scopre le piccole imbarcazioni a terra e la terza nave a vela in ritardo. Ciò corrisponde esattamente alla tecnica pittorica di Friedrich. Le sue immagini non possono essere catturate con un solo sguardo, è sempre necessario uno sguardo più attento. Come spesso accade nei dipinti di Friedrich, questa immagine mostra anche una natura perfetta ma quasi inviolabile. Dall'uomo e da tutto ciò che l'uomo ha creato, in questo caso le barche e le navi, si vedono solo ombre indistinte, ma anche un background religioso. Il dipinto è probabilmente l'ultimo quadro di Friedrich prima della sua morte. Lo dipinse dopo il suo tratto, anche se riuscì a malapena a guidare il pennello. Forse era inteso come un'immagine da Dio, può essere visto arrivare nel porto dopo aver guidato attraverso la via.